e insieme nel 99 decidiamo di creare questo marchio che identifichiamo come Guru. Guru per noi, perché così tanti hanno creato tante domande, perché il nome Guru? Il nome Guru è perché casualmente in quegli anni, ancora tuttora esistono, ma avevamo fatto uno studio che i nomi brevi, corti e che si pronunciano nello stesso modo in tutte le lingue, vedi gas, diesel, replay, eccetera, marchi di riferimento allora, ancora tutt'oggi, ma soprattutto in quegli anni erano veramente di riferimento, erano comunque dei nomi facili da ricordare, cosa importante in questo settore, e comunque corti. E quindi la scelta del nome Matteo Cambi ha presentato Margherita di Spine per Mondadori, che ha scritto con Gabriele Parpiglia. Allora, Margherita di Spine, Matteo Cambi è il fondatore di Guru, fondatore di un impero che nel giro di pochissimi anni, anzi direi quasi di mesi, era decollato dopo avventure mirabolanti. E poi c'è stata tutta una storia che chi vuole saperla può leggerla su questo libro. Io in realtà, leggendo, non l'ho ancora letto tutto, ne ho letti alcuni pezzi, però leggendo qua e là mi sono reso conto che la tua vita è stata veramente un ottovolante, se vogliamo, no? E potremmo individuare tre emozioni, no? Che vorrei che tu brevemente mi descrivessi. La prima è quando tu hai inventato il marchio Guru e hai visto che nel giro di pochissimo è partita, cioè c'è stato questo sogno che si è realizzato. La seconda, il declino, e la terza, ahimè, bisogna dirlo, il carcere, che sarà stata una cosa abbastanza forte. Sì, sono tre situazioni ovviamente molto diverse, però che si contraddistinguono poi in un percorso che è ovviamente raccontato poi bene nel libro. La creazione, quindi questo momento di genialità nel cogliere un momento di vuoto anche all'interno dell'abbigliamento, quindi della t-shirt che secondo me doveva diventare uno strumento veramente di moda e che poi viene arricchito e correlato dal marchio Guru e della Margherita, che prendono quindi subito un aspetto di vuoto di mercato, quindi un'intuizione di capire cosa mancava, e poi l'ideazione del logo e del marchio. Ma poi le emozioni, io intendevo poi le emozioni di vedere questa cosa che Poi esplosa, l'emozione questa che cosa arriva a incredibile. vendere quasi 5 milioni di capi l'anno, quindi ovviamente vedere delle vie che sembravano dei prati di Margherite, perché proprio Infatti. realmente era così. Poi il momento. Poi vabbè, c'è stata la crescita di questa azienda che comunque è durata parecchi anni in ogni Sì, è caso. durata almeno 5-6 anni, sempre Ecco. in maniera molto forte In e crescita costante. costante. E Sì. poi a un certo punto, che cosa è successo? Il declino inizia quando purtroppo i debiti cominciano ad essere molto pesanti e E lì a me incidenti. interessano le emozioni, cioè, perché è quello che secondo me è Le interessante dalla emozioni, tua figura. il perdere la propria creatura, il perdere qualcosa che avevi, quindi delle emozioni che poi ti portano a barricarti dietro quella che è purtroppo anche l'ombra e così la maledetta droga e cocaina, che quella ti crea veramente Beh, una una dipendenza, sì, dipendenza che, certo. voglio dire, purtroppo ti distacca completamente, come dicevo prima, da tutto. E poi il carcere, Il questo che cosa ha carcere. significato in termini proprio emotivi? Emotivi, lo L'impatto. stacco completo da essere privati della libertà, penso che finché uno non lo prova nella vita non può rendersi conto di che cosa vuol dire, perché vuol dire essere trasportati in una dimensione in cui devi chiedere tutto, in cui non ti è più concesso nulla, in cui nulla e niente è dato per scontato e diventa molto difficile poi adeguarsi, perché comunque la libertà, anche se ti adegui, la libertà e la privazione della libertà penso che siano, forse insieme alla morte, eccetera, è Ecco, mi viene da dire, magari te l'avranno già detto, però secondo me la tua vita è come dire, è la messa in forma della canzone di Vasco Rossi, è una vita esagerata, Certo. perché proprio tu sei passato dalle stelle Sì, alle all'estate. stalle, è per quello che ti chiedevo delle emozioni, no? Perché Certo. veramente tu, la Sì, tua vita fortissimo, probabilmente hai avuto delle emozioni incredibili, no? certo. Ok, va bene, allora, e poi l'ultima cosa, questo libro, alla fine... Perché hai voluto scrivere e raccontare la tua storia?
Ma secondo me perché comunque nell'insieme di questi momenti drammatici e questi momenti così di eccessi, dove butto in faccia anche tutto quello che ho fatto, speso, mi sembrava giusto comunque dare un messaggio sia che se si cade ci si può rialzare, e comunque un messaggio che si può fare qualcosa, si può creare qualcosa, si può costruire un proprio sogno. Probabilmente gli anni in cui ho iniziato io erano forse, fra virgolette, un po' più facili, però se si crede in qualcosa ce la si può fare, quindi anche la voglia un po' di ripartire da questo libro, più che finire questo libro. Un messaggio di speranza. Un messaggio di speranza. Va bene, grazie Matteo. Grazie e in bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie.